Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io l'avevo detto da subito, per quanto possiamo essere emozionati per l'annuncio della 3D All Stars Collection, ci sono due aspetti che non possono non essere criticati. Il primo riguarda l'assenza di Super Mario Galaxy 2, un'omissione a dir poco ingiustificabile, se si pensa all'intento celebrativo della raccolta. Il secondo è l'aver deciso di rendere l'operazione disponibile solo per un periodo limitato di tempo, con una mossa che definire anticonsumatore è a dir poco riduttivo. E per chi si fosse chiesto qual è il senso dietro a questa scelta, beh, sappiate che se ne vedono già i primi effetti, e alcuni di questi sono tutt'altro che rassicuranti. Prima di discuterne insieme, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale, attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Ah, e stasera a partire dalle 21:30 mi troverete sul sito Viola, dove decideremo insieme quale sarà il prossimo gioco da portare in live. Vi lascio il link in descrizione, vi aspetto. Questo della 3D All Stars penso sia uno dei primi casi nella storia dell'industria dove un'azienda sceglie deliberatamente di rendere limitato un gioco anche nella sua versione digitale. In passato, certo, ci sono stati dei casi dove per problemi di copyright alcuni software sono spariti senza preavviso dagli store digitali. La demo PT, playable teaser di Silent Hill, diretto da Hideo Kojima, è forse uno dei casi più eclatanti e ricordato con più dolore dai fan. Nintendo invece ha scelto di rendere disponibile la All Stars Collection dal 18 settembre fino al 31 marzo, dopodiché non sarà più reperibile né in digitale, dove sparirà la possibilità di acquistarlo, né in edizione fisica, presumibilmente fino ad esaurimento scorte. Questo per me è un fatto gravissimo, perché significa speculare senza ritegno sul concetto di edizione limitata e sull'ansia del consumatore del poter ottenere il gioco. Senza comunicare poi se la versione fisica sarà limitata nella tiratura, è ovvio che si crea un ulteriore livello di perplessità nell'acquirente, che si ritrova costretto forzatamente da Nintendo ad acquistare il gioco ancor prima che esca, sperando che l'azienda di Kyoto abbia deciso di immettere sul mercato abbastanza copie per soddisfare una domanda di proporzioni colossali. E infatti i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti. La 3D All Stars Collection sta infrangendo qualsiasi record di vendita. È tra i giochi più venduti su Amazon in tantissime regioni e addirittura negli Stati Uniti d'America è già il secondo gioco più venduto dell'anno, dietro solo ad Animal Crossing. Sono bastati pochi giorni di pre-order per vendere una quantità imbarazzante di copie, e tutto perché Nintendo ha scatenato un'isteria di massa su un prodotto che in ogni caso avrebbe venduto tantissimo. Posso capire il voler creare un'edizione fisica a tiratura limitata per incentivare all'acquisto, ma anche qui vi prego, andatevi a vedere l'unboxing per capire quanto poco di limited ci sia nella versione fisica, ma riservare lo stesso trattamento all'edizione digitale non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Ma che danno c'è, direte voi? Il gioco vende, probabilmente sarà disponibile per tutti per 6 mesi e la storia finirà lì. Purtroppo, poracci, ci sono anche delle implicazioni negative e non sono certo poche né di piccola entità. Innanzitutto, non rendendo più disponibile il gioco neanche in digitale, non si farà altro che dare una spinta enorme ai rivenditori disonesti e agli speculatori che compreranno più copie del gioco per rivenderle a cifre folli. E senza guardare ad aprile, la situazione oggi è già sfuggita di mano. Basta farsi un giro sui venduti di eBay per rendersi conto che, probabilmente in quel breve lasso di tempo dove i pre-order erano esauriti, gli utenti hanno già iniziato ad acquistare a prezzi maggiorati, presi dal panico di non riuscire a ottenere la propria copia, preferendo pagare ora rincari modesti piuttosto che cifre folli fra qualche mese. E poi non dimentichiamoci che Nintendo, facendo sparire dalla circolazione la Collectors, potrà massimizzare ancora di più i guadagni riproponendo sotto altra forma i tre platform, magari in delle console mini di prossima uscita, o magari in nuove raccolte pensate per speculare sulla nostalgia dei fan più affezionati, o sulla voglia dei nuovi giocatori di scoprire tre capolavori dimenticati da tempo. Perché la cosa che a me, da fan, fa più male è questa. La 3D All Stars doveva essere un'occasione per celebrare Mario e la storia del platform, il regalo da parte di Nintendo per omaggiare alcuni dei suoi più grandi traguardi di game design e dire ai possessori di Nintendo Switch: la Nintendo è anche questo, un glorioso passato fatto di capolavori senza tempo che siamo orgogliosi di condividere con i nuovi giocatori. E invece è chiaro che l'intento della casa di Kyoto è tutt'altro, imponendo dei paletti così limitanti alla All Stars, non ha fatto altro che dimostrare che la passione e la dedizione della sua fanbase, più che un motivo di orgoglio, è un mezzo per massimizzare i profitti.
Ritengo comunque che la 3D All-Stars sarà un acquisto imprescindibile per tantissimi giocatori, ma non per questo non dobbiamo criticare Nintendo quando assume questi atteggiamenti anti-consumatore. Così come per i porting da Wii U o la cattiva gestione di Pokémon Spada e Scudo, ricordiamoci che le aziende non vanno premiate a prescindere e se c'è un modo per far sentire il proprio dissenso è quello, eventualmente, di non acquistare i prodotti. Detto questo, spero ancora che la collection si rivelerà, se non altro, una riproposizione degna dei giochi che contiene e che Nintendo abbia riposto tutto l'impegno necessario per rendere la 3D All-Stars la raccolta che i fan di tutto il mondo si meritano. E voi, poracci, cosa ne pensate? Siete rimasti interdetti dall'atteggiamento di Nintendo e la sua edizione limitata? Come al solito, vi aspetto nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono Poro Limited, Michele Edition, ciao!